agli NPL Day di Stop Secret Magazine insieme a Emanuela Campari dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partner. Avvocato Campari, il suo intervento ovviamente si è concentrato sugli aspetti legali della cessione. Può parlarci un attimo di tutti quanti gli aspetti legali che subentrano nella cessione degli NPL? Sì, allora, come ho spiegato, ci sono varie possibilità, diciamo così, per la cessione, nel senso che non necessariamente viene utilizzata una sola legge. Le leggi che utilizziamo in cessione di NPL sono normalmente tre: o il codice civile, o la legge sulla cartolarizzazione, oppure l'articolo 58 del testo unico bancario. Tutte queste cessioni in questi tre, diciamo, queste tre declinazioni possono essere fatte se il soggetto cessionario è sostanzialmente una banca, un intermediario o un fondo di investimento. Questo perché in Italia l'attività di acquisto crediti è un'attività regolamentata, quindi possono essere solo determinati soggetti. Come dicevo anche nel mio intervento, cosa accade quando un fondo straniero, e ne abbiamo tanti, decide di investire in Italia? Utilizza la legge sulla cartolarizzazione, quindi compra tendenzialmente un veicolo cartolarizzazione, il quale acquista crediti ed emette dei titoli che vengono sottoscritti dal fondo. Questo consente indirettamente al fondo di finanziare il cedente, perché pagando il prezzo di sottoscrizione di quelle note che vengono emesse, il prezzo passa sulla 130 e a sua volta passa al cedente come prezzo di acquisto del portafoglio. Questo in generale è la struttura della cessione. Per quanto riguarda le tutele sono più scarne di un contratto di portafogli performing, evidentemente, perché tutto si gioca sul prezzo, quindi la due diligence è ridotta all'osso e quindi le tutele sono poche e si gioca sul fatto di tirar giù il prezzo di acquisto piuttosto che cercare di prendere quelle dichiarazioni e garanzie minime, che sono un po' quelle di cui parlavo anche durante il mio intervento. Quindi la maggior parte delle problematiche, diciamo, che possono riguardare quelle che sono le tutele in una gestione di questa attività? Sono sicuramente le dichiarazioni e garanzie, sicuramente la documentazione, nel senso che abbiamo soprattutto banche, come dicevo, magari post fusione o che sono state incorporate in altre banche, dove la documentazione è scarna, per cui bisogna sapere che non abbiamo necessariamente come cessionari, quindi come acquirenti, tutta la documentazione che c'è sostanzialmente necessaria per il recupero. E un'altra problematica secondo me è appunto il tracciato elettronico, che va di pari passo con la documentazione e si fa un po' fatica, diciamo, in negoziazione a ottenere tutte quelle informazioni che al cessionario sono assolutamente necessarie per il recupero.